Ciao ragazzi, oggi partiamo con la seconda puntata di Fac che Basta. Cominciamo subito con le domande che ci sono arrivate nell'ultima settimana. Vai Francesca. Allora, partiamo con Laura. Allora, Laura ci chiede, fate anche corsi al sud? Stiamo cercando di approdare o a Taormina o a Palermo o a Reggio Calabria. Michela ci chiede, perché non pubblicate tutte le domande sul sito? Sul laboratorio forse? Può darsi che intende il laboratorio. Ok, Michela, molto probabilmente non so che tipo di domanda abbia fatto. Oddio, comunque puoi andare a vederti le linee guida e il regolamento sul blog innanzitutto. Se vuoi un contatto diretto puoi contattare in privato Ernesto Marangoni, che è il collaboratore del TDM che segue e dirige appunto il laboratorio. Quindi contatta lui. Ma intanto che lei non c'è, ma tu non apparirai mai. Io non mi posso far vedere. Perché? Sono troppo bello. L'entità. Sì. L'uomo della televisione. Andiamo avanti con Carlo, che dice, ho notato che su Facebook postate molte foto di cani, come si ricollegano ai tarocchi? Allora Carlo, io mi permetto di risponderti che in realtà non si ricollegano direttamente ai tarocchi o alla loro lettura. Noi siamo amanti degli animali, comunque l'insegnamento tarologico è un insegnamento d'amore, per cui gli animali fanno parte di questo amore. Inoltre Carlo, non puoi pensare di scindere lo studio dei tarocchi, che come diceva Francesca è uno studio d'amore, dalla vita pratica. Se studi questo insegnamento d'amore lo devi mettere in pratica. Nel nostro caso questa pratica viene da tanti messaggi, tra cui anche i cani, e ci fa piacere divulgare messaggi positivi con i cani. Tan, 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 taradan. Adesso c'è Federica che ci fa una domanda un poco chiara, perché dice se mi iscrivo alle giornate di Firenze e poi non mi presento perché non faccio in tempo? Let it go, go. Te veniamo sotto casa, Federica. Federica, come non fai in tempo? Allora, diciamo Federica che il TDM dà tante iniziative gratuite, però non iscriverti con leggerezza, cioè fai l'iscrizione come se stessi pagando, anche perché se ti dovessi prenotare vai a togliere il posto a qualcun altro, capisci? Quindi Federica, se ti iscrivi devi venire, cioè non è che perché non pagando, essendo qualcosa di gratuito, poi... Allora, Silvia ci chiede se doveste consigliare un metodo divinatorio che vale la pena approfondire oltre ai tarocchi, quale sarebbe? Quale metodo gli consiglieresti? Allora, Silvia, io personalmente non ho mai considerato i tarocchi come un metodo divinatorio, quindi li vedo come un metodo, un apparato, uno strumento filosofico. Io la scingo personalmente. Allora, chiudiamo la puntata con la domanda di Augusto, che ci chiede quando ci saranno i prossimi corsi? Allora, a settembre ci saranno le? Conferenze. E a ottobre i? Corsi. Benissimo. E per concludere questo video vi ricordiamo che... Okay. L'iscrizione a Santo Stefano sono al completo, quindi basta così. Però potete venire a Firenze. Ti dispiace davvero? Sì. Va bene, però venite a Firenze 25 giugno alle ore 17 per le letture gratuite e dovete assolutamente iscrivervi. Ho dei ricordi. Allora, anche questa puntata è finita e vattene agli. Dobbiamo fare una chiusura, no? Child, who's here? Who's here? Someone's here! Someone's here! Who's here? Perché adesso vi spiego, c'è una domanda molto molto carina che ci fa un nostro utente che è Carlo e dice: ho notato che in Facebook postate molto con foto di cani. Come si ricollegano ai tarocchi? E quindi facciamo vedere il cane. Non abbandonate i cani quest'estate, eh? Se vengo a casa vi spacco le ruote della macchina. Abbiamo un regalino per tutti voi. Beh, regalino. È una curiosità che sicuramente vi sarete chiesti. Cioè, ma chi farà le riprese di questo, di questa rubrica? Io non me la sarei chiesta. Io non lo so chiesto. Ah. Allora, Silvia ci crede. Ci crede? Non ci credo, Silvia. Ci crede, Silvia. Allora, comunque per sapere... Bello il mio camera.
Io amore gioco di camera. Stiamo pensando di avere anche noi un fuck e basta per il sociale. Mi raccomando, eh.